E ora parliamo dell'undicesima edizione del premio Semplicemente Donna, la cerimonia di premiazione in programma il 24 di novembre a Castiglion Fiorentino al Teatro Mario Spina. Noi ne parliamo con Chiara Fatai, che è ideatrice e organizzatrice del premio, insieme ad Angelo Morelli. Benvenuta. Grazie di avermi invitato, buona giornata. Il premio, abbiamo detto, la cerimonia di premiazione in programma il 24 di novembre, 13 le protagoniste contro la violenza e la disparità di genere che saranno premiate. Ricordiamo quali sono. Beh, dunque, avremo una importante esponente impegnata per la pace, che è la dottoressa, l'onorevole Alok, che è stata anche vicepresidente della Corte internazionale dei diritti umani dell'AIA. Avremo anche Grazia Biondi, donna vittima di violenza, attualmente impegnata con una sua associazione per dare sostegno a donne che vogliono uscire dal tunnel della violenza, ma soprattutto avere anche una indipendenza economica. Questo è un tema molto importante che si conosce poco, quello della violenza economica. Per esperienza non personale, ma per quello che in questi anni mi sono sentita raccontare da donne che sono state premiate e che hanno raccontato la loro, diciamo, esperienza personale, la difficoltà spesso e volentieri nel denunciare gli abusi domestici o le violenze di qualsiasi genere è proprio questo, a parte la difficoltà di dover denunciare, perché comunque sia una difficoltà vera e propria, ma è anche quello di dire poi cosa farò, chi mi aiuterà, come farò ad andare avanti, come farò a mantenere i miei figli. E quindi l'indipendenza economica è uno dei fattori principali per le quali le donne hanno titubanza a denunciare. E questo Certo, è un certo. grande scoglio. Un altro argomento interessante, che è molto importante, di cui si è parlato molto nei mesi scorsi, è quello degli abusi nel mondo sportivo. Esatto, noi quest'anno tra le premiate di questa edizione avremo una ex ginnasta, Anna Basta, che insieme a Nina Corradini hanno avuto il coraggio di far emergere gli abusi che all'interno della nazionale di ginnastica venivano perpetrati giornalmente da parte dello staff tecnico. Insieme ad Anna Basta avremo anche Daniela Simonetti, giornalista che ha aiutato queste ragazze a denunciare, ma lei non si è fermata al mondo della ginnastica, ha indagato e ha fatto emergere con la sua associazione Change the Game altri abusi nel mondo dello sport, perché noi siamo così abituati a pensare che lo sport sia completamente pulito, sia un mondo dove si può stare tranquilli, ma non sempre così, soprattutto quando si vogliono raggiungere risultati. E per raggiungere risultati a volte bisogna spingere nell'acceleratore, a volte si spinge un po' troppo. Certo, soprattutto le donne a volte sono portate a doverlo fare, no? Sappiamo che anche il percorso delle donne nello sport purtroppo è stato pieno di tanti Eh ostacoli nel sì, tempo. ne abbiamo visto anche appunto nella ginnastica in America, quindi ci sono situazioni che sono, ci sono. Però è difficile farle emergere, bisogna che ci sia qualcuno che ha il coraggio di farlo e poi dopo dietro arrivano tanti altri Serve episodi. un grande coraggio per Serve un cominciare, grande coraggio, assolutamente. indubbiamente, E poi indubbiamente. ci sono riconoscimenti anche per quanto riguarda il tema della parità di genere in ambito lavorativo. Beh, quest'anno devo dire, cioè, noi sono già 2 o 3 anni che abbiamo una sezione dedicata proprio alla parità di genere. Quest'anno siamo riusciti ad individuare un personaggio che a me sinceramente affascina molto, perché è la prima donna meccanico nello team Ferrari che ha ideato insieme ai suoi colleghi la F40, viene chiamata Lady F40. Indubbiamente, ecco, pensare ad una donna che si sporca le mani e costruisce i motori è veramente difficile, però questo sta a significare che
che niente è impossibile, cioè noi donne abbiamo le stesse capacità di un uomo, le stesse capacità intellettive, le stesse capacità tecniche e devo dire anche molta più grinta nel dimostrare quello che sappiamo fare. E quindi Monica Zanetti è una donna che indubbiamente incarna quello che è l'immaginario collettivo di qualsiasi donna che vuole emergere. Certo, non abbiamo il tempo di ricordare tutte le donne, tutte e 13 tante, le donne che saranno premiate, però questi sono alcuni dei temi importanti che appunto le donne premiate, di cui le donne premiate sono testimonial. C'è una parte anche secondo me fondamentale che è quella delle visite negli istituti scolastici. Esatto, diciamo che noi fin dalla prima edizione ci siamo battuti affinché questo premio non fosse fino a se stesso, affinché questo premio non iniziasse e finisse quella sera in cui vengono premiate queste figure eccezionali, ma il premio doveva e deve avere un aspetto culturale, un aspetto devo dire educativo, e questo lo si può fare solo lavorando con i giovani. E abbiamo cominciato piano piano, essendo accolti nei vari istituti scolastici della nostra provincia, e adesso ci siamo molto allargati perché siamo riusciti con questa edizione a coprire tutte e quattro le vallate. E siamo accolti dai presidi con grande entusiasmo, dai dirigenti e dagli insegnanti con grande entusiasmo, ma non ci siamo voluti fermare agli incontri con le scuole. Abbiamo ideato un concorso di borse di studio dal titolo Giù le mani, il diritto di contare, che quest'anno è la terza edizione, con l'assegnazione di 10 borse di studio. Quindi noi quest'anno incontreremo 15 istituti. E questo è un percorso, un lavoro impegnativo non da poco, perché gestire in 2 giorni abbiamo 8 scuole in contemporanea e quindi è un impegno molto importante, però con grandissima soddisfazione, perché i lavori che escono dal concorso di borsa di studio sono dei lavori eccezionali. E spesso e volentieri nel contesto di questi incontri emergono anche situazioni non troppo piacevoli. E proprio l'altro giorno sono stata avvicinata da una insegnante che mi ha detto: guardi signore, la devo ringraziare non solo perché i nostri ragazzi hanno la possibilità di ascoltare in prima persona storie vissute, ma perché anch'io avevo una situazione familiare particolare e grazie al vostro impeto, ai vostri incontri, ho avuto la forza di intraprendere un certo percorso. Che si faceva prima dello sport, no? E questo serve, cioè gli incontri devono servire a questo, per creare una cultura, un'educazione, una sensibilizzazione, ma soprattutto per dare lo stimolo ai giovani di capire qual è il problema della violenza, di capire che la differenza tra i sessi non è disparità, ma è un momento di crescita, e poi laddove ci sono delle situazioni particolari di avere il coraggio di andare avanti e di denunciare. Grazie a Chiara Fatai di essere stata con noi oggi per raccontarci, darci qualche anticipazione su questa 11ª edizione del premio Semplicemente Donna, un premio che anche la nostra emittente seguirà e quindi di cui si tornerà a parlare anche in altri programmi. Grazie, buon lavoro. Ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo.